Franciano, una sconfitta nel derby 1-0, vince il Verona, Brescia che non tira in porta, abbiamo fatto un tiro. Il Verona quanti ne ha fatti? Quanti tiri ha fatto il Verona? Almeno due. Okay. Quindi due tiri a uno. Uno purtroppo è andato in porta e il nostro no. Quindi stiamo a commentare una sconfitta difficile, perché quello che si è visto in campo sicuramente non rispecchia il risultato. Siamo arrabbiati perché nelle ultime due partite le prestazioni che abbiamo fatto sicuramente non hanno espresso appieno il risultato che secondo me ci poteva stare. E basta, c'è poco da dire. Sì, potevamo fare qualcosa in più a livello di rifinitura, abbiamo sbagliato qualche cross, qualche scelta di conclusione, però la prestazione c'è stata, contro una squadra attrezzata con giocatori da serie. Arrabbiati ma stretti a corte attorno a Brock. Ma è chiaro, ma è normale che quando le cose vanno male in ogni squadra del mondo si parli dell'allenatore o si punti, diciamo, le figure più importanti. Noi siamo collegati con le idee dell'allenatore, con la società, e lui ci mette il 100% ogni giorno, passione, umiltà, e sta sopportando una situazione difficile, mi metto nei suoi panni, perché sicuramente è sotto i riflettori, no? Saranno tutti puntando lui, stanno tutti puntando lui. In campo ci andiamo noi e dobbiamo assumerci le nostre responsabilità. Al di là di quello che dicevi, appunto, una delle difficoltà di questo momento è anche il rapporto che si sta creando con il pubblico che è stato a fine partita proprio. Non è facile, così come non è stato effettivo, io credo, una settimana semplice. Una settimana sì, un po' particolare, è normale che Brescia è una grande piazza, è normale che abbiano delle richieste, abbiano delle aspettative. All'inizio di quest'anno, io sono arrivato a gennaio, ma per quanto ho capito all'inizio di quest'anno è stata allestita una squadra di giovani di prospettiva. Lo slogan della società è stato "Cresciamo insieme", quindi l'obiettivo è sempre stato quello di mantenere la categoria con giovani di prospettiva, e la Serie B è difficile e non è facile affrontarla appunto con ragazzi che si affacciano per la prima volta. Credo che le prestazioni che stiamo facendo pian piano ci daranno ragione, e è un momento, sono convinto che se continuiamo per questa strada passerà. Dici piano piano, però la classifica non ti aspetta, abbiamo una situazione che adesso si sta facendo pesante, sì, piano, alla piano, vigilia di partite tutte complicatissime. Sì, piano piano è un modo di dire. Dobbiamo lavorare, concentrati, dobbiamo buttare il cuore oltre l'ostacolo. Dobbiamo capire che le partite, ogni partita è una finale, che basta poco più in più per fare meglio. Però io sono veramente molto positivo, perché anche oggi ho visto una grande partita, ero convinto di vincerla questa partita, però purtroppo chi vince ha sempre ragione, anche se perché alla fine ormai tutte le squadre giocano. La prestazione del Verona è stata quella che è stata. Cioè, di questa stagione il Brescia ha avuto un po' diversi problemi nella zona centrale della difesa, adesso tu e Romagna insieme sembrate aver trovato una squadra, e questo può essere anche l'aspetto positivo del Verona di oggi, che fa trovare una prestazione. Sì, io sono stato tanto fermo e diciamo che sto iniziando ad entrare in forma adesso, perché sono stato fermo 4 mesi, quindi non era facile per me rivoltarmi subito dalla pista. Sto riprendendo un po' il ritmo partita, mi sento più sicuro, e con Romagna mi trovo veramente bene, anche perché credo che sia un ragazzo che ha un'eccezionale prospettiva, sarà sicuramente un giocatore importante a livello italiano, perché ha maturità, ha testa, ha personalità e doti fisiche, quindi sicuramente calcherà palcoscenici importanti. E sì, è una cosa positiva. Purtroppo anche oggi abbiamo preso gol, ci guardavamo prima nello spogliatoio, eravamo veramente arrabbiati, perché ci teniamo a non prenderlo, però ogni volta per un rimpallo, per un euro gol, ci dice male. Quindi partiamo da questa prestazione di squadra, indipendentemente da me e lui, che c'è stata per tirarci fuori con positività da questo momento. Perché tanto guardare la classifica
Abbassare la testa non serve a niente, dobbiamo alzare la testa, essere positivi, sereni e affrontare partita dopo partita con voglia di tirarci fuori da questo momento, che è un momento, ma girerà, sono convinto. Cristian Brocchi, non è facile fare l'allenatore, dicono, però non è facile farlo in una situazione come questa. No, assolutamente no, però allo stesso tempo non ci si può neanche giustificare, non si può attribuire tutto a questo, bisogna pretendere di più, bisogna volere di più, bisogna mettere di più, bisogna sbagliare di meno e bisogna sicuramente avere un qualcosa che faccia cambiare questo trend e che ci porti magari a fare dei risultati importanti, anche se purtroppo in questo periodo abbiamo avuto, oltre al fatto di non aver giocato sicuramente delle grandissime partite, abbiamo avuto anche delle partite difficili contro squadre che hanno sicuramente un tasso tecnico superiore e quindi bisogna aumentare altro. Chi non si mette in discussione non cresce. Da persona intelligente ti sei posto evidentemente qualche domanda per giustificare anche un atteggiamento da parte dei tifosi che è di assoluto rifiuto nei tuoi confronti. Ma cosa devo fare? È normale, no? Adesso incomincia a essere normale ed è giustificato, un mese fa non lo era, è partito da un mese fa, io sono qua, ci metto la faccia, sono sempre pronto a prendermi le mie responsabilità, chi sa quello che la società ha fatto, che sta cercando di fare, il lavoro che noi facciamo costantemente ogni giorno, capisce che abbiamo sicuramente difficoltà, capisce che abbiamo affrontato delle squadre che da un punto di vista tecnico sono sicuramente superiori a noi, le tre squadre che erano a nostro livello ci siamo comunque battagliati, abbiamo vinto, abbiamo pareggiato, questa purtroppo non ce l'abbiamo fatta, non è una giustificazione, anzi dobbiamo lavorare ancora di più perché dobbiamo assolutamente mettere in campo tanto per far girare la ruota, sicuramente dobbiamo anche sbagliare di meno delle cose elementari perché ci vuole. Al di là della cifra tecnica delle avversarie che ci ritroviamo di fronte, che spesso è evidentemente più alta di quella del Brescia, l'impressione è che la squadra in questo momento, per esempio, fatichi a trovare il modo di andare a concludere. Perché sbagliamo l'ultimo passaggio, perché sbagliamo un cross, battiamo male una punizione, battiamo male un calcio d'angolo, battiamo male, saltiamo l'uno contro uno e poi sbagliamo a mettere la palla, perché purtroppo non c'è serenità in questo momento qua. Qualche ragazzo sta subendo tanto la pressione che c'è e quindi la speranza è quella che riescano a resettarsi e a ripetere delle gesta che sono in grado comunque di fare. È possibile che tu stia pagando anche il rendimento non all'altezza del suo passato di Mauri, che è uscito tra i fischi del pubblico? Sai che ti imputano di averlo in qualche modo scelto, di aver perorato la scelta di Mauri. No. Quindi questo è un problema. No, non lo so, è una domanda, ti chiedo. No, ma io ti dico, la scelta di Mauri è una scelta che è stata fatta perché è stato ceduto Morosini, avevamo un buco in quel ruolo lì e quindi logicamente c'è stata la possibilità di prendere un giocatore come Stefano, che la speranza era quella che potesse darci una mano dal punto di vista dell'esperienza, dal punto di vista della qualità. La Serie B è sicuramente diversa dalla Serie A, lui sta facendo fatica ad integrarsi in questa categoria, ha avuto anche degli episodi sfortunati, ma in questo periodo è stato anche fuori delle partite, non è che da quando è arrivato abbiamo giocato tutto, e quindi è uno dei componenti della squadra, è normale che siccome ha un nome importante gli si va addosso in maniera più forte rispetto ad altri che magari hanno un nome diverso. Il rischio in una situazione di questo genere, con una classifica così, è evidentemente quello di perdere la bussola, perché poi se devi lavorare in un ambiente che è ostile diventa tutto molto più complicato. Dicevi prima, hai tantissimi ragazzi giovani, e i ragazzi giovani sono più soggetti a sentire il peso dell'opinione pubblica dei tifosi. Assolutamente sì, come ho già detto prima, adesso è anche giustificato, non lo era un mese fa, adesso incominciano anche a migliorare dei giocatori che sono arrivati dopo, stanno incominciando a lavorare meglio, basta guardare le prestazioni di Romagna, la prestazione di Lanciante, dopo qualche settimana che lavora con noi sta iniziando a capire e a lavorare in una certa maniera, purtroppo abbiamo sicuramente avuto delle assenze che hanno condizionato e che ci condizionano tutt'oggi, vedi un'assenza di Bisoli che è stato un giocatore importante per noi per tutto il girone d'andata,
che ci permette di giocare in una certa maniera oppure no, e quindi logicamente un allenatore deve valutare anche gli aspetti positivi e da lì partire per migliorare quelli negativi. Anche perché non si può non tener conto del fatto che l'obiettivo di questa squadra, l'obiettivo di questa stagione era la salvezza. Pensa, da un mese che siamo sotto critiche, da un mese che si parla di questo, però sta di fatto che oggi noi saremo ancora salvi. Grazie, grazie.